Buongiorno a tutti. Allora, proseguiamo la giornatona dei video del Gigione. Dopo avervi parlato di Formula 1 e MotoGP, andiamo a parlare di come sta andando il torneo dei laghè, il fantacalcio dei laghè, perché avevamo le partite, purtroppo siamo solo in sei, quindi le partite si susseguono sempre più o meno con le stesse squadre, con tempo regolare, no? Ogni tre partite poi si ricomincia da capo, essendo sei squadre, fai cinque partite e poi ricominci di nuovo a sfidare gli altri. Quindi stavolta avevamo Divano Kiev contro Suppostim, Joao Norris contro Forza Juve e la mia squadra Interlive contro la capolista Bulldog. Quindi andiamo a vedere come sono andate queste tre partite, incontri, chiamateli come volete, partendo dalla. Ma sì, dai, partiamo dalla Joao Norris contro Forza Juve. La Joao Norris è scesa in campo con Cragno in porta, Kasdorf, Alessandro e Di Lorenzo in difesa. Mkhitaryan, Traoré, Soriano e Zielinski a centrocampo, ma Mkhitaryan non ha giocato, al suo posto è entrato Locatelli. In attacco il trio Lescano, Joao Pedro, Dzeko, Politano. Ha risposto Forza Juve con Musso in porta, De Ligt o De Ligt che dir si voglia, Bremer e Zappacosta in difesa, Diaz, Chiesa, Gigione, Alberto e Kulusevski a centrocampo, ma Kulusevski non ha giocato, quindi ha giocato al suo posto Praet, e in attacco il trio Lescano, Martinez, Berardi, Muriel, ma ahimè Muriel non ha giocato, è entrato Arnautovic e direi che è andata anche bene. Andiamo a vedere i punteggi. La Joao Norris portiere 7 punti, però effettivi 5. 7 punti i voti, ma effettivi solo 5 perché ha preso 2 gol. Difesa 18 e mezzo, però ci sono i bonus e arriva a 21. Centrocampo 23 e mezzo, c'è un bonus 24,5. Attacco 18,5, c'è il gol appunto di, se non erro, di Arnautovic, quindi 21,5. Il totale fa 72, quindi sono due gol. Forza Juve ha risposto con portiere 6, però ha preso un gol 5. Difesa 19, ma bonus, quindi va a 20. Centrocampo 24,5, ma col bonus eccetera arriva a 27,5. Infine attacco 18,5, ma c'è il bonus di un gol, 21,5, arriva a 74 totali, 21,5, poi in totale 74. Quindi Joao Norris e Forza Juve pareggiano 2-2, 74-72 essere precisi, però nessuna delle due riesce ad arrivare al terzo gol che sarebbe servito per vincere la partita. Proseguiamo con l'altra sfida, la Divano Kiev, quindi Milan-Inter, proprio Milan-Inter uguale perché uno è milanista e l'altro è interista, ha sfidato la Suppostim interista di Divano Kiev, milanista. Andiamo a vedere intanto come si è schierata la Divano Kiev. Rui Patricio in porta, Cuadrado, Faraoni, Acerbi e Criscito in difesa. Malinowski, Perisic, Veretout e Candreva a centrocampo. Insigne e Dybala in attacco. Ha risposto la Suppostim con Reina in porta. Bonucci, Milenkovic e De Silvestri in difesa, ma Bonucci non ha giocato, è entrato Mario Rui. Saelemaekers, Pellegrini, Anguissa e Maggiore a centrocampo. Morata, Immobile e Caicedo in attacco. E adesso andiamo a vedere il votaggio. Divano Kiev, portiere 6 e mezzo, ma ahimè ha preso 3 pappine, 3 e mezzo, purtroppo ha preso 3 pere. Difesa 25,5, però con i bonus arriva a 31,5. Centrocampo 24,5, senza infamia, senza rode, mantiene la stessa cifra 24,5.
Infine attacco 11 e resta 11. Totale 70,5. Quindi un gol soltanto. Per mezzo punto si deve fermare a un solo gol. La suppostima ha risposto con portiere 6 e resta 6 perché non ha preso gol né nulla. Difesa 16 punti, però c'è un malus, quindi 15 per cartellini gialli, presumo. Anzi, c'era un rosso diretto di Milenkovic, giusto, quindi meno 1. Centrocampo 26,5, resta 26,5. L'attacco finalmente 18,5 i voti, con i bonus arriva a 22,5. Totale 70. Quindi 70,5 a 70 vuol dire 1 a 1. La Divano Kiev si mangia le mani perché bastava mezzo punto in più per vincere, però vince 71 a 70, avrebbe fatto abbastanza sclerare la squadra avversaria. Quindi giusto così il pareggio, che tra l'altro va bene anche a me. Perché, ahimè, andiamo a vedere quello che ho combinato contro il team capolista, che con me non ha alcuna pietà. Allora, vediamo lui come si è schierato. Il team Bulldog si è schierato con Ospina in porta. Hernandez, che era squalificato, non so perché l'ha messo in campo, ma comunque Hernandez, Skriniar, Singo e Berezinski in difesa. Naturalmente Hernandez non ha giocato perché era squalificato, al suo posto ha giocato Demiral. A centrocampo ha giocato con Pereira, Zaniolo, Svanberg e Milinkovic-Savic. Zaniolo non ha giocato, al suo posto è entrato Rovella e in attacco Zapata e Osimhen. La mia formazione, Silvestri in porta. Strigger Larsen non ha giocato, ha giocato Birraghino, Nuintink e Augello. A centrocampo Felipe Anderson, Busio, Barella e Bairami, che non ha giocato e l'aveva andato partente all'inizio. Vabbè, al suo posto è entrato Barak. Attacco Vlahovic, Simeone, Abraham. Andiamo a vedere le votazioni. Team Bulldog, portiere 6,5, ha preso un gol, quindi 5,5. Difesa 24 e 24 è rimasto. Centrocampo 26 i voti, però effettivi 31 perché ci sono 5 punticini di bonus. Attacco era 2 punte, 13,5, c'è il bonus meno il cartellino giallo, 16. Il suo totale fa 76,5, il che vuol dire 3 reti. Io rispondo con portiere 5,5, però ha preso 3 gol, 2,5. Cominciamo bene. Difesa 16, resta 16. Centrocampo 25,5, con i bonus arrivo a 27. Attacco 19,5, con i bonus arrivo a 25. Il mio totale è 70,5, quindi faccio solo un gol. E quindi il buon team Bulldog mi batte 3 a 1. Nonostante questa sconfitta, la mia classifica rimane comunque bella, perché abbiamo il team Bulldog a 19 punti, Interlive a 13, Divano Kiev e Joao Norris a 11, Suppostima a 8, Forza Juve a 5. Adesso c'è la pausa per la nazionale, quindi riprenderemo tra 2 settimane, vedremo come andrà, spero di fare un attimino meglio, anche se alla fine della fiera siamo tutti lì. Leader di giornata è il buon team Bulldog con 76,5 punti, che sono veramente un po' pochini, di solito si vince con 80, 85, 90 punti la giornata. Invece sono bastati 76,5 punti perché gli altri hanno fatto 72, 74, 70,5 e 70,5. Eravamo tutti lì. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e il prossimo video riguarderà il Como. Ciao!